E alla presentazione di questa Ducati 1199 Panigale non è potuto mancare uno dei piloti più in vista del panorama bresciano. Siamo con Fabrizio Perotti, terzo classificato nel campionato italiano Superstock, un campionato che l'anno prossimo dovrà fare spazio proprio alla moto che andiamo a presentare. Fabrizio, allora un flashback sul 2011, una grande stagione con la concorrenza di questa marca. Sì, 2011 positivo per me con BMW, un buon campionato, concluso al terzo posto. Certo abbiamo pagato un pochino rispetto a Ducati già l'anno scorso con 1198, con questa Panigale sarà ancora più dura, io spero di salire sopra la rossa e avere qualche possibilità in più per portare a casa il campionato. Fabrizio, una moto questa Ducati che ha spiazzato tutti per le caratteristiche tecniche, tu hai avuto modo di leggere qualcosa? Sì, impressionante, sono dichiarati 195 cavalli per 177 kg, quindi qualcosa di impressionante a livello di rapporto peso-potenza. E poi vabbè, la solita Ducati, quindi sinonimo di prestazioni e grande fascino anche per il marchio. Spero un giorno di potersi salire, se non sarà il 2012 magari il 2013, però l'importante è che prima o poi avere una possibilità anche con questa splendida moto. Un altro ospite bresciano questa sera alla presentazione della Ducati Panigale, Marcello Brignoli, pilota di velocità molto bravo, molto veloce. Cosa farà quest'anno? Farò il trofeo Honda CBR 600 sempre col team Ciatti. E c'è un'importante collaborazione col team Gresini MotoGP, quindi speriamo bene di metterci in luce nelle gare. Sicuramente Marcello le promesse le mantiene, e che dirti, in bocca al lupo, e perché no magari un domani vederti proprio su questa Ducati. Sì, sarebbe il mio sogno, cioè chi non vorrebbe guidare una Ducati, una moto che ha fatto la storia della Superbike. Adesso facciamo un passo alla volta, quest'anno cercheremo di stare nei primi 5 del trofeo per puntare al grande salto nel 2013. Bresciano pieno titolo, la famiglia Parini logicamente fa parte della storia del motociclismo bresciano e siamo qui questa sera a presentare una moto straordinaria, una moto che non ha nulla a che vedere con tutto ciò che abbiamo visto fino adesso. Ed è la presentazione ufficiale per quanto riguarda il mercato bresciano della Ducati 1199 Panigale. Siamo con Alberto Parini, il concessionario di Ducati Brescia, che questa sera terrà a battesimo questa moto. Mancheranno pochi minuti alla scopertura ufficiale di questa moto, ma vorremmo prima approfittarne per fare due parole con chi poi dovrà vendere e promuoverla. Allora, uno sforzo da parte della Ducati veramente incredibile, un'innovazione che non ha precedenti nella produzione stradale. È una moto completamente nuova e 10 kg più leggera della 1198, 20 cavalli in più della 1198, disponibile anche di un kit per Termignoni Ducati Performance che aumenta la potenza di circa il 5%, perciò una moto che andremo tranquillamente sui 205-208 cavalli. Già pare che ci sia qualche riscontro, questa moto quest'anno non correrà nel Mondiale Superbike perché non è stata omologata quest'anno, correrà nella stock, ma pare che già ci siano dei riscontri che superi ogni aspettativa per quanto riguarda l'uso in pista. Allora, quella moto qua ha sorpreso perché nei test che durano già da un anno, sul circuito del Mugello ha staccato dei tempi uguali alla Superbike attuale. Perciò c'è da attendersi molto, è una moto che praticamente a mio giudizio è un computer con due ruote. Tre versioni, una base, una S e una S tricolore, ma parliamo di prezzi, sicuramente tanta tecnologia non potrà assolutamente essere a buon mercato, ma mi sembra che la Ducati abbia fatto un grande sforzo per contenere il prezzo e portarlo a livello di qualche concorrente, perché no, anche di meno. Allora diciamo che il modello base, che è già una moto super performante, parte da 19.400 euro, passando al modello S con sospensioni, regolazione elettronica e forcelle Ohlins e altre chicche in più a 24.000 euro, e la tricolore è 29.000 euro, parlo sempre di su strada, prezzi su strada. La tricolore differenza nel colore ha l'ABS compreso e il kit Termignoni di quello che potenza del 5% in più. Una moto per strada logicamente può anche essere biposto, ma può anche andare in gara, qualcuno può già usarla in gara quest'anno. Indubbiamente quella moto qua quest'anno fa la Superstock e poi l'anno prossimo correrà in Superbike. Grazie Alberto Parini, che dire, andiamo a vederla questa moto qua, andiamo a scoprirla. Volentieri.
Ciao a tutti, ciao, come state? Tutti bene? Ciao, buongiorno a tutti. Che spettacolo! Ecco, questa è la Ducati Panigale, molto bella, gli mancano un po' di scritte, però dai, possiamo modificarla. Lorenzo una moto così se la sogna, secondo me Lorenzo è uno che sta vincendo il mondiale, ha vinto il mondiale 2 anni fa con la mia moto e ce l'ha ancora, quindi e a tenere a battesimo questa Ducati 1199 Panigale non poteva che esserci l'uomo Ducati per eccellenza. Sì, stiamo proprio parlando di lui, stiamo parlando di, vedete voi di chi stiamo parlando? Ciao a tutti, sono contento di presentare la Ducati, un altro anno con loro e stiamo facendo un ottimo lavoro, quindi dai, quest'anno spero che vada tutto bene. Ma Valentino, questa Ducati 1199 Panigale che va così forte, non è che magari ti viene qualche idea? Diciamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro quest'anno, quindi speriamo che di fare delle belle cose. Abbiamo lavorato tanto e insomma, quando lavori poi i risultati arrivano. Quindi. Logicamente stiamo scherzando, non è di Valentino che si tratta, lo avete capito, ma di un grande, grande artista, Mauro Tononi, bresciano, grande appassionato, che si è riscoperto sosia di Valentino. Allora, Mauro, questa... Ora mi piace di più, perché io faccio appunto, racconto la carriera sua in musica, faccio tante cose, mi piace il DJ, mi piace suonare, quindi è un'altra cosa quella che faccio. Ma tu Valentino l'hai incontrato davvero? Sì, a Chiambretti Night ci siamo confrontati faccia a faccia, è stato bello, ci siamo divertiti. Allora... Questa Ducati Panigale ti piace? È molto molto bella, non ho avuto la fortuna di provarla, però è molto bella, sì. Bene, grazie a Mauro Tononi, un in bocca al lupo per la sua carriera di artista. Smascherarmi? Mi smaschero? Sì, dai. Ecco, la mia carriera di artista, ecco, originale, sono così, mi hanno visto al Chiambretti. Ciao, grazie di tutto, siete stati fantastici.